Radio DJ. Tra poco Cattelan con Alessandro Cattelan. DJ, riavvolgi. At first I was afraid, I was petrified. I kept thinking I could never live without you by my side. But then I spent so many nights just thinking how you'd done me wrong. I grew strong, I learned how to get along. And so you're back from outer space. I just walked in to find you here without that look upon your face. I should have changed my fucking lock. I would have made you leave your key if I'd have known for just one second you'd be back to bother me. Oh, now go walk out the door. Just turn around. Now you're not welcome anymore. Weren't you the one who tried to break me with desire? Did you think I'd crumble? Did you think I'd lay down and die? Oh, not I will survive. Yeah, as long as I know how to love, I know I'll be alive. I've got all my life to live. I've got all my love to give. I will survive. I will survive. Of my broken heart. And I've spent oh so many nights just feeling sorry for myself. I used to cry, but now I hold my head up high. And you see me with somebody new. I'm not that stupid little person still in love with you. And so you thought you'd just drop by and you expect me to be free. But now I'm saving all my loving for someone who's loving me. Oh, now go walk out the door. Just turn around. Now you're not welcome anymore. Weren't you the one who tried to break me with desire? Did you think I'd crumble? Did you think I'd lay down and die? Durante questa bellissima canzone dei Cake, rifacimento della versione originale di Gloria Gaynor, stavamo cercando di convincere Maurizio a adottare questo look. Non so perché, ho qui sulla scrivania un numero di GQ, credo l'ultimo numero, con Christian Bale in copertina, uno dei, secondo me, ti direi i primi cinque, ma non mi vengono in mente gli altri quattro, quindi potenzialmente il più figo del pianeta. Guarda come sta bene con la barba così, Mauri, tu c'hai la faccia come lui, tutta un po' spigolosa, sei magretto così, guarda come staresti ma bene con la... Ma il baffo così pieno non ce... mi dà fastidio. Ma i primi giorni poi, se te lo... scusami. I capelli così lunghi, mi dà fastidio. Dai retta a un king, se poi ti metti le rovine, te li ammorbidisci, anche i capelli, fatti crescere i capelli. Allora, facciamo Mauri. Così. Ti porto i prodotti, prima ti porto i prodotti e poi... Guarda anche il cappello lungo. Come ti starebbe bene? Sì. Perché a me, per esempio, no, perché ho tutto il nasozzo così, gli zigomotti così. Invece tu che sei scavato ma come lui. Ma a me non mi vanno giù così dritti i capelli, vanno tutti in piedi. Pensa anche in prospettiva alle tue poesie. Guarda come saresti più tenebroso se fossi un poeta con questa faccia qua, invece che con quella faccia lì. Se mi porti i prodotti ci provo. Va bene, adesso vedo cosa mi è rimasto. Buongiorno a tutti, ragazzi, siamo pronti a iniziare una nuova puntata, l'ultima puntata di questa settimana. Sigla! Oh, 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 oh.
Madonna, senti la pace. Senti. Ah. Allora, intanto vi volevo dire che ci ha scritto Valentina. In questo clima di pace. No, tieni la pace, tieni la pace. In questo clima di pace ci ha scritto Valentina, la ceramista di ieri che abbiamo sentito nel Giovedì Lemma. È uscita, era quella che era alta 1,83 m, usciva con uno trovato su Tinder e non gli aveva mai chiesto l'altezza, quindi era un po' preoccupata che fosse tanto più basso di lei. Invece è 1,82 m il tizio. Quindi bene. Perché tutto dovete pensare di noi, tranne che non ci interessi il seguito delle storie che ci raccontate, ok? Poi siamo in questo clima di pace, perché avete sentito, c'è la voce di Mary J, che è una delle persone più pacate dell'universo. La Esther di esatto, Robert. Però quando non interpreta la Esther, è una delle persone più pacate del mondo. Oggi non c'è né Fosca né Walter. E in tutto questo è il compleanno di Maurizio. Auguri! Auguri, Mauri! Suoniamo le trombette, suoniamo le trombette. Come vivi il fatto che il giorno del tuo compleanno quelli che sono, credo, gli unici due veri amici del... Adesso io non so che rapporto tu abbia con Fabio Volo e la Viola fuori nessuno, dal programma. Nessuno, quindi tipo con me. Ok, sono me. Però Walter e la Fosca sono un po' i tuoi migliori amici, le uniche persone. Come vivi il fatto che il giorno del tuo compleanno non si siano neanche presentate a lavoro? Beh, sarà per la prossima sarà per il prossimo anno, se ci arrivi, forse. Per i miei 40 ci sono io. C'è Mary J. Guarda, volevo dirti una cosa, Mauri. Io tutti i giorni faccio un po', recito un po' il ruolo di quello che ti prende in giro, così un po' per andare in contrasto a Walter, Fosca, eccetera. Ma in realtà io sono l'anima più affine alla tua che c'è qua dentro. È vero, quello è vero. Quindi nel giorno del tuo compleanno sono contento di esserci io, così, a farti gli auguri. Dai, festeggiamo, facciamo qualche cosa di pazzo. Suona una trombetta, vai. Che tristezza. Ciao Mary J, come stai? Ciao, buongiorno, tutto bene. Hai fatto il regalo a Maurizio? No. Non gli hai fatto niente? Forse il suo compleanno. Tua figlia cosa ti ha fatto oggi, Mauri? Ti ha fatto i bigliettini, le cose? No, così. Vediamo quando la vado a prendere a scuola. Vediamo. Vediamo cosa porta. Allora, io ieri ho finito con Stasera c'è Cattelan per questa prima parte. Poi ricominceremo a gennaio. Però sono triste per aver finito. Comunque è la parte che preferisco del mio lavoro. Il mio lavoro preferito insieme alla radio, no? Cioè, sono quelle cose dove, insomma, mi piace farle, eccetera. Però sono anche un po' felice perché ieri mia figlia mi ha portato a casa, la piccola, un disegno fatto a scuola, con scritto: ciao papà, ti voglio bene, ho fatto cose belle a scuola, ti ho fatto il disegno perché non ti vedo più. No. Mi ha fatto venire il cuore. Mi ha fatto venire il cuore grosso così. Perché in questo periodo qua gli orari, insomma, non si incrociavano. Le portavo a scuola la mattina, ma poi quando tornavo a casa spesso dormivano, eccetera, eccetera. Quindi sono contento. Ma tu fai tutto questo per loro. Infatti ho detto: Olly, guarda qua, li vedi sti muri? Sto letto, sto tetto, il cibo che hai sulla tavola. Purtroppo papà deve andare a lavorare. Però sono contento di stare un po' a casa. Si è vestita per Halloween? Non ancora. La fai vestire? Sì, certo. C'è il weekend di Halloween, ormai festeggiamo. Mantellino. Sì, cosa da strega. Quando sono piccole vogliono sempre fare le streghette. Sì. Io, figlia grande, Nina, oggi, quest'anno, per la prima volta, anche lei è sempre stata streghetta. Quest'anno, piccolo step evolutivo, cheerleader zombie. Ok. Sì. Credo che sia una roba che derivi un po' da Harley Quinn Batman, no? Un po' queste cose così. Quindi cheerleader zombie e la piccola invece streghetta, anche lei, cappellino, eccetera, eccetera. Allora, dai, facciamo subito il regalo a Maurizio. Oh, il suo compleanno, sì. Aspettiamo solo questo da 364 giorni. Io ormai sono anni che, come regalo a Maurizio, mi impegno a cercare di bustare, se vogliamo usare un termine giovane, che non ha niente a che vedere con le buste, ma vuol dire dare uno sprint al suo profilo Instagram. Perché Maurizio vuole fare l'influencer. Sì. Sappiate che in un mondo in cui vanno quelle a farsi le foto mezze nude al Museo degli Uffizi davanti alla Venere, hanno fatto l'unboxing della Venere, Maurizio, se diventerà un influencer, andrà nei musei e farà le foto vestito. Sì. Perché comunque sono luoghi di cultura, vi porterà la cultura nei vostri feed, ok? Quindi a quanti follower sei, Mauri? Fammi andare a controllare. 27.000 e qualcosa. Già 27.000, che cazzo è? Ma 27.000 è già più se di quello mi che porti metti. A 30.000 io... Allora ragazzi, oggi l'obiettivo è arrivare a 30.000 follower. Siamo a 27.200 follower nel profilo di Maurizio Rossato, che non ha neanche ancora la spuntina blu. Mauri, come mai non c'è la spuntina blu? Ce l'hanno cani e porci. L'ho chiesta 100 volte ma non me la danno. Ma com'è il processo? Bisogna chiederla? Bisogna chiederla, a meno che tu non sia. Io non l'ho mai chiesta. Io non l'ho mai chiesta. Io un giorno mi sono svegliato e avevo la spunta. Allora, Maurizio _ Rossato. Sì.
è a 27,2 mila. Adesso tra poco mettiamo la prima. Sei già a 27,3 mila, Mauri. Già un centino l'hai preso. Adesso continuiamo a fare aggiorna, refresh. Non ce la fai. Il nostro regalo, il mio e di tutti gli ascoltatori di Radio DJ per te, è farti arrivare a 30.000 follower, ok? Per festeggiare il tuo compleanno. Per il resto, visto un po' come sta nascendo la giornata di oggi del Maurizio, volevamo parlare insieme a voi di feste tristi. Ok, le feste tristi di compleanno, non so che altre. Oh, noi siamo tutti qua col cappellino a punta. Siamo tutti qua col cappellino. Come si chiama? Le lingue di suocera? No. Le lingue di Menelik. Le lingue di suocera cosa sono? Sono dei biscotti. Ah, sono i biscotti. Queste sono le lingue di Menelik. Siamo qua con le lingue di Menelik a fare. Così. Feste tristi, le peggiori feste della vostra vita, ovviamente, che avevano voi come protagonisti, e vogliamo proprio racconti di sofferenza. Al 347-342-5220 oppure diretta @dj.it, che è il nostro. Oh, 27.007, hai preso un 500 così. Pam! Madonna, che bello, eh? Che bello vivere la tua vita conoscendo me. Ma guarda che è una roba, veramente. Diretta @dj.it, dicevamo, è l'indirizzo mail. Noi partiamo con il primo pezzo di oggi. Sono Fabri, Lazza, Madame Chaos su Radio DJ. Fammi capire, quando sei tu a cercarmi io ci sono sempre. Quando sono io a cercarti tu non ci sei mai. Dimmi solo se vuoi dirmi qualcosa prima o poi. So che è complicato, ma non ci credo che non puoi. Te ne vai senza dire ciao, mi lasci sul divano in down. Mi resta solo il caos e le tue foto nell'iCloud, yeah. Il tuo amore è una medicina, mi sento gli effetti collaterali. Un occhio che mi aggiusta la testa ma mi manda in pop a pancia. Il fegato, le tue bugie, non so se mi hanno amata per davvero. Al sole eri sereno, perdevo la rotta quando mi ti avvicinavi. Potevi squarciarmi, mi sarebbe andato uguale. So che la cura ad ogni tua paura, procurarti un calice di vino per la sera, accendere il telefono, messaggiare con lei. Ma tanto mi andava bene anche solo un pezzo di te. Ma io ogni notte ti sogno, poi mi sveglio che sudo. I tuoi occhi baciati dalla luna di luglio. Ma tu ancora non sai le domande. Ti ho amato, ma tanto ritorna se vuoi. Dimmi solo se vuoi dirmi qualcosa prima o poi. So che è complicato, ma non ci credo che non puoi. Te ne vai senza dire ciao, mi lasci sul divano in down. Mi resta solo il caos e le tue foto nell'iCloud. Era la stessa vita nello stesso posto, gli stessi pensieri ogni cazzo di giorno. Preso male dentro mi sentivo morto, fino a quando non mi sei venuta incontro. Un frontale tipo crash, sento le chitarre slash. Pensavo fosse per sempre, ci sono cascato sempre, ora vivo nel passato, hai presente? Dare tutto e non ricevere in cambio mai niente, sei più bella quando non sei di essere attraente, tu lo sai mentre mi infili una lama nel ventre, tutti sti problemi che ci sono tra noi, possiamo superarli insieme su una Rolls Royce, correre dietro ai vecchi tempi, sopra una Bentley, vedrai non te ne penti, dimmi solo se vuoi, dimmi solo se vuoi. Dirmi qualcosa prima o poi. So che è complicato, ma non ci credo che non puoi. Te ne vai senza dire ciao, mi lasci sul divano in down. Mi resta solo il caos e le tue foto nell'iCloud. Dimmi solo se vuoi dirmi qualcosa prima o poi. So che è complicato, ma non ci credo che non puoi. Te ne vai senza dire ciao, mi lasci sul divano in down. Mi resta solo il caos e le tue foto nell'iCloud. Allora, intanto un millino l'hai preso, Mauri. Adesso vedrai, e siamo al primo guarda che bella sta. Ragazzi, sappiate che state dando il vostro follow alla persona che sceglie queste basi, ragazzi. La base di Carletto, Principe dei Mostri. Quanto tempo è che non la sentivate da nessuna parte, no? State dando il vostro follow a lui. Allora, un milino l'hai preso. Mauri stava cercando di spiegarmi perché non ha la punta blu. Ti giuro, Mauri, a tratti mi sembrava un po'... Sai quando ti vuoi autoconvincere di una cosa? No, quando volevi dare una tua spiegazione a una cosa perché... Credo che è così, insomma. Allora, Maurizio diceva che c'è gente, anche qui dentro...
con molti meno follower di lui che hanno la spunta blu, perché sono più identificabili con il lavoro che fanno. Esatto. Mentre Maurizio, vi giuro su Dio, che a un certo punto ha detto: perché sai, io non sono un poeta o un produttore o un DJ, io sono tutto. Ve lo giuro che Maurizio Rossato a un certo punto, guardandomi negli occhi, mi ha detto: io sono tutto. Te lo giuro, sei falso come Giuda. Allora, volevamo parlare di sofferenze, abbiamo detto prima, no? Momenti di sofferenza legati a feste magari andate male, un po' come quella di Maurizio oggi, perché alla sua festa di compleanno non c'è nessuno, sono solo io qua con lui del suo gruppo. Infatti sentite che pace che c'è, è la natura che è tornata ad appropriarsi di questo studio. Non c'è la Fosca, non c'è Walter, non c'è neanche nessuno al telefono. Sì, no, cioè, anche perché la prima, stavo dicendo, vi abbiamo chiesto episodi di feste tristi per sentire un po' la sofferenza, no, del festeggiato, della festa triste. Il primo che abbiamo provato a chiamare, a convincere a venire in onda, forse però effettivamente un po' troppo, quindi meglio che sia andata così, è una ragazza che diceva: Vale, mia festa di compleanno dei 18, tutti carichi per la festa, così a un certo punto non riesco più a respirare, pneumotorace, come si chiama così, giusto? Pneumotorace, sono finita all'ospedale. Allora, un po' ci faceva ridere, visto che è ancora viva. Ecco, quindi pensavamo di poterne scherzare, però non se la sentiva tanto, giustamente. Al telefono abbiamo recuperato Beatrice. Buongiorno, Bea! Ciao! Tutto bene, tu? Niente di così tragico? Oddio, fammi leggere che non lo so, magari sì. No, sto ancora piangendo, però niente di tragico. Perché cosa dovevi festeggiare? I miei 30 anni. Sì. E partendo dal presupposto che io istituirei il mio compleanno come festa nazionale. Ah, tu sei una di quelle però... che ci tiene, che sai che il mondo poi si divide fra le varie categorie, c'è anche la categoria sì, festa di compleanno, no, festa di compleanno. Io assolutamente sì, festeggerei per una settimana intera. Il compleanno dell'imperatrice. Beatrice, l'imperatrice, così, feste in piazza, negozi chiusi, parate per le strade. Hai capito perfettamente. Perfetto. Quindi arrivano sti 30 anni, numero tondo, quindi sui numeri tondi, scusa, mi permetto di consigliarti, se un 29 e un 31 li fai di una settimana, il numero tondo deve essere di almeno un anno. Sarebbe bellissimo. Cioè bisogna festeggiare tutto l'anno. Quindi tu stavi aspettando sta 40, festa? Così. Sì. E il problema è che ero incinta a termine e c'era ancora in giro il Covid, per cui io, terrorizzata da prendere il Covid per poi dover partorire da sola in ospedale, ho deciso di fare una festa a distanza. Quindi ho preparato tutte le tortine monoporzione per i miei amici, ho fatto il delivery in città portandole porta a porta e poi festa in videochiamata con tutti, ho spento le candeline. Madonna, ma la prendi veramente seriamente sta cosa che compì gli anni, Ma certamente. Sai che una volta, l'unico vero punto di semirottura con mia moglie nella nostra storia ormai millenaria d'amore è stato quando a 31 anni ha voluto farmi la festa a sorpresa. Mi ha portato in un posto e c'erano tutti lì i miei amici, così, tutti, tanti bellissime auguri! Io mi sono girato e ho detto: guarda, forse la nostra storia finisce qua. No, io le odio. No, poi mi sono divertito tantissimo. Però no, io non sono uno tanto da festa, perché poi non so mai cosa dire, mi tocca parlare con tutti. Sai come ai matrimoni, no? Che poi devi fare il giro del tavolo di tutti, così. Non... Preferisco andare alle feste degli altri. A te invece piace che tutti siano lì a soffiare, cioè a... Esatto, perché è l'unico giorno in cui posso essere al centro dell'attenzione per un motivo buono. Per un motivo buono, perché solitamente per cosa sei al centro dell'attenzione? Per magagne, Marachelle. E quindi i tuoi amici sono lì con la torta, avete soffiato sulle candeline all'unisono? Sì, più o meno sì. Sì? Ma il problema in tutto questo è stato mio marito, che vedendo il mio sconforto mi dice: ma tranquilla, dai, con la bella stagione, in primavera ti organizzo io una festa, così recuperi tutto quanto. E io la festa non l'ho ancora fatta. Non è mai arrivato quel momento, ma sono quelle cose che si dicono. Io anche ho approfittato dell'anno del Covid, sempre per fare un regalo a mia moglie, le ho regalato un viaggio in Giappone. Sapendo il Giappone che è ancora là. Il Giappone è ancora là, fermo. Sapendo che ovviamente nel periodo di Covid non si poteva andare. E poi che, conoscendo un po' la cultura giapponese, prima di aprire agli stranieri, questi ci pensano un po', no? Quindi credo che il Giappone. Mary Jane, tu che sei sempre con la Pina. Sì. Il Giappone come si sta muovendo con gli stranieri? E adesso hanno riaperto. A metà settembre hanno riaperto. Però sono stati proprio gli ultimi. Sì. Sono stati quelli che hanno detto: se potete non venire mai più qua, per favore, Pina è dovuta andare con un visto particolare. È un visto particolare, perché non è che c'hanno proprio voglia di avere stranieri. Uso questo momento per il viaggio in Giappone. Senti, a sto punto cosa fai? Festeggi 31 come se fossero i 30?
Penso proprio di sì. Mazza, pensa che carica ci avrai tu da 2 anni di... No? Trattenuta per 2 anni. Falli tutte e due. Sì. Regalo doppio, festa doppia, 2 settimane al posto che una. Beh, ci posso pensare. Una roba del genere. Organizzare adesso. Fai una roba del genere. Bea, ti mandiamo un grande bacio. Grazie. E tanti auguri. Tanti auguri. Tanti auguri. Ciao, 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 ciao. Ciao. Signori, Mary J ci racconterà la sua festa triste. Vai, Mary. Sì, allora era il 2020. Sì. Io avevo organizzato, prima di sapere del Covid, avevo organizzato una festa in un famoso karaoke qui in Sarpi, sì, per festeggiare i miei 30 anni. Che ce n'è uno famoso qua? Non ce l'ho mai andato, ma ne parlano tutti, è bello, tanti. È divertente. Sì. Ah, ce ne sono tanti? Sì, ed era la prima volta che volevo festeggiare il mio compleanno, perché sì, non ho mai voluto farlo. E come ti ha punito Dio? Col Covid. Col Covid. È arrivato il Covid, ma non quello tuo, è proprio no, quello di tutti. Down. Quello di tutti. Perché io festeggio a maggio, quindi. E se fosse stata tutta colpa tua? Perché probabile. Tu di solito festeggi, no? No, mai. No, mai. È l'unica volta che vuoi festeggiare, poi va a finire così. Allora, piccolo aggiornamento. Mi raccomando, aiutateci a fare il regalo a Maurizio Rossato, che Maurizio Rossato desidera, cioè farlo arrivare a 30.000 follower. Ne hai già presi più di 1.000, sì, ok? Sei a 28.400. Sì. Posso farti una piccola critica, però, Mauri? Sì, hai ragione. Non posti mai, l'ultimo post è di settembre. C'è da fare anche, vabbè. Ho capito che c'ho da fare, ma vuoi fare l'influencer? Anche gli influencer ci avranno da fare. Cioè, c'è gente, anche qui in radio, li vedi, sai cosa devi fare? Devi interagire, devi mettere i cuoricini, so, devi commentare tutte le foto di tutti gli altri con tanti follower, come fanno. Sì, sì. Dai, lo sai chi lo fa. Certo. Lo sai chi lo fa, no? Ti metti lì, che secondo me si prendono 8 ore al giorno, stanno lì, guardano tutti quelli che postano e dicono: ehi, grande, bro, fra, grande, cuore, fuoco, va bene, fiamme. Metti le fiamme, vanno un casino. Se le tu bombe. Le bombe. Chiunque mette una roba, tu commenta con una vabbè, bomba. Dai, adesso posto una mia poesia, eh? Va. Però non ti vuoi proprio
aiutare, non ti vuoi proprio aiutare. Mio 18° compleanno, super triste, non volevo festeggiarlo, l'ho festeggiato solo per far contenta mia madre, quindi festa in piscina, zero entusiasmo, super imbarazzato, soprattutto quando ho scartato il regalo dei miei amici, un bong di mezzo metro aperto davanti a mio padre. Ma a 18 anni si fanno le feste con i genitori? Sì, dipende da che parte dell'Italia arrivi, però. Perché dici, più a sud? Sì. Ma lì sono tipo i 18esimi. Sì. Ah, quindi quando lui ha scritto 18esimo non è ho festeggiato i 18 anni, è il 18esimo. Quindi roba, è come un po' se fosse la comunione. Esatto. Cioè, quindi c'hai i parenti, le cose, gli amici. Sì. Compleanno dell'anno scorso, 30 anni, siamo andati in un circolo bar degli impianti sportivi perché era l'unico che riusciva a tenerci tutti. 31 ottobre, insieme a noi, c'era anche un compleanno di bambini di 10 anni e la festa di Halloween. Abbiamo mangiato robe scongelate, male male pure la torta. Giovanni, perché hanno rubato da mangiare agli altri? È probabile. Anche far 30 anni con i bambini sia una bella rottura dei maroni. Mio marito un anno ha organizzato una festa sorpresa. Io odio le feste per il mio compleanno, quindi faccia di bronzo tutta la sera. Mi hanno fatto anche un regalo che avevo espressamente chiesto di non farmi. Tosca. Perché fate così? È la stessa cosa che dicevo io di me. Io non le voglio. Perché se sapete che uno non le vuole le feste, o non vuole le cose, perché gliele fate uguale? Mauri, puoi suonarmi la lingua di Menelik, per favore, per dare la dimensione della tristezza che i compleanni si portano dietro. Allora, 347-342-5220 è il nostro numero per gli sms. Parliamo di feste tristi come quella di Maurizio nella giornata di oggi. Sto andando sul tuo ultimo posto a mettere una fiammetta. Metti una fiamma, metti fuoco, bomba. Oh, una fiammetta. Scrivi grande fra anche. Anche grande fra. Scrivi grande fra, numero uno, così. Per quello fa engagement e poi grande la gente. Fra. Perché la gente poi segue me, vede il tuo messaggio sotto e dice chi è questo qua? Va a cliccare, magari ti segue, è un modo per parassitare i follower degli altri. Esatto. Commentare senza motivo i post. Bella bro, fiamma, bomba, fai così. Ci fermiamo per un po' di pubblicità, ragazzi, e ritorniamo tra poco su Radio DJ. Attenzione, riparte l'azione, Castellan, tutto solo, penetra, prova la botta, rete, Castellan, incredibile, proprio lui. DJ, riavvolgi. I look back over the years at the things that brought tears to my eyes. Papa said we have to be wise to live long lives. Now I recognize what my father said before he dies. Vocalize things I've left unsaid. Left my spirit unfed for too long. I'm coming home to my family where I can be strong. Be who I plan to be. Within me, my ancestry giving me continuity. This is what my daddy told me. I wished he would hold me a little more than he did, but he taught me my culture and how to live positive. I never will not shame the blood in my veins and bring pain to my sweet grandfather's face. In his resting place, I make haste to learn and not waste everything my forefathers earned in tears for my culture. For 27 years, yeah, that's right. My name's Bob, I'm the one who landed the pop star's job. I'm the one who you told Luke don't touch. I'm the kid who wouldn't amount to much. I believe in the sense inside of sound. I have always been too loud. Won't you help me drown it out? I'm what I feel, what I'm feeling is surreal. Now I got the faith.
my daddy told me I wish he would hold me a little more than he did. But he taught me my culture and how to live positive. I never wanna shame the blood in my veins and bring pain to my sweet grandfather's face. In his resting place I made haste to learn and not waste everything my forefathers earned in tears for my culture. Mauri, hai visto che per il tuo compleanno abbiamo scelto canzoni molto belle ma comunque tristi? Sì, è vero. Vero? Per tenere comunque questo clima. Io non so neanche se sapeva che era il tuo compleanno. Nicola, ciao, buongiorno. No, buongiorno. Lo sapevi che era il compleanno di Maurizio? No, non lo sapevo, purtroppo non lo sapevo, no. Chiedo scusa. Non fa niente. Insomma, è una persona che ha dato molto a non solo alla radio ma al mondo della poesia. Sì. E quindi ciò nonostante dicevamo, oggi fa gli anni e la Fosca non c'è, Walter non c'è, cioè proprio abbandonato, c'è il deserto, quindi stiamo raccogliendo gente dai corridoi per dire: oh dai, venite a fargli auguri a Maurizio. Tanti auguri. Lo segui su Instagram? Io lo seguo, sì, su Instagram, più che altro davvero, e qui sono serio, ho spesso i suoi libri, anzi ce l'ho proprio dentro il comodino, perché quelli sul sopra comodino sono quelli che leggi, quelli che leggo. Quelli dentro sono quelli di cui ti vergogni. No, quello dentro è che, ok, non lo rimetto di là nella libreria perché va sempre bene, sono i libri di poesia, sì. Perché è bello, perché ogni tanto lo apri, vero, e c'è sempre qualcosa. Ma io spero di farti un complimento, il libro di poesia è bello da avere magari, non so, in bagno, così, anche, quelle cose, perché tanto ne leggi una, cioè in quei posti dove passi un po' velocemente, giusto. Senti, stiamo parlando delle feste più tristi della nostra vita, sempre prendendo compleanno in generale, sì. Tu sei uno a cui piace fare le feste? Il giusto, diciamo, tra poco sarà anche il mio, tra due settimane, no? Sì. Giusto per ricordarvelo. Allora, io ho un ricordo molto chiaro della mia infanzia. Mia mamma le faceva queste feste, me le faceva, sempre salame di cioccolato, certo, eccetera, eccetera. Panini al latte. La famosa, panini al latte, i bicchieri con sul nome, tutta quella cosa di cui si è molto parlato. Ma a un certo punto, dopo un'ora e mezzo, c'era sempre questo tremendo rito del: mamma, mandali via. Ma perché ormai avevi aperto i regali. Sì, poi a me piace la solitudine. Io comunque alla fine un po' la ricerco, sì, quella, cioè, cosa di star da solo, ma quindi mandali via. Ma come, Nico? Come faccio a mandarli via? Sei invitato tutti questi bambini. Certo, poi dovevano stare almeno fino alle 7, fino alle 7 di sera. Tu li volevi via. E allora li imboscavo io. Cioè, li lasciavo che loro giocassero per i fatti loro, e tu dovevi chiudere in casa. Però con molto, insomma, come al solito, disadattato. D'altronde, Mauri, una cosa da te, una cosa che mi sarei aspettato, vero? Posso dire anche un po' da me, anch'io da piccolo. Sì, anch'io da piccolo. Se no, non avremmo fatto questo lavoro qua. Io il primo bacetto che ho dato a una mia amica, l'ho dato a una mia festa di compleanno, proprio perché a un certo punto, vabbè, voi divertitevi, così io ero scappato un po' da solo, lei era venuta a chiamarmi e poi ci eravamo andati un bacio. Però vedi, tu sempre un po' più figo, diciamo. Già che eravamo lì, solo, già che sei lì dai un bacino lardo. Piacente. Sì. Però è vero, sì, anch'io non mi trovavo mai è così, a mio agio. Bene. Mauri, era solo per farti sentire un po' meno solo, esatto, cioè non sei strano come te, Mauri, mondo. Non sei strano, siamo tutti un po' così, siamo tutti strani. Non sentirti abbandonato. Esattamente. Va bene, la ragazza che c'era, no, il ragazzo che c'era al telefono a sto punto lo chiamiamo dopo. Sì, certo. Chiamiamo dopo, dai, mettiamo un disco. Grazie per il passaggio, grazie. Per aver partecipato. A me non basta mai, il mio obiettivo è la garra, tu hai la garra charrua, la garra charrua. Vamo caracco! Mi chiedi tutto, che tu che mi cercavi, io che stavo fuori con le tasche vuote, io che non mi sbagliavo, o almeno non su di te, tu che mi sai colmare un vuoto come il mare fra la testa e il cuore. Dici stai bene sola, ma se guardi fuori c'è una lacrima. Da questi riflettori non ho imparato mai come si fa. Da tutti questi errori ti guardo da fuori, me ne bastava la metà. Un mare che non mi porta mai da.
vorrei non ti facessi mai male, nemmeno quando cadi, e guarda che se cadi è normale. E non lo so se tu mi cercavi, e non è vero che non siamo uguali, ognuno cresce come può, come deve. Magari c'è un destino però non ci vede, quando lì passiamo accanto più delle volte. Magari c'è chi ancora se la beve, magari ancora scappo dalle ombre, magari ancora gioco con le onde. Ma ora mi scotto pure di notte, la testa sotto con il mare forte. Appunto parlando con Nicola di quanto ormai le canzoni durino poco anche in radio, non soltanto, sai che adesso i cantanti fanno proprio le canzoni sì, da 2 minuti e mezzo, così anche in radio per l'algoritmo si va un po' tutto a... deve partire subito, si va un po' a stringere, sì, ma anche le canzoni non hanno più l'intro, no? L'altro giorno parlavamo degli Uverphonic che hanno fatto questa stranezza, una canzone con un intro da 20 secondi, ormai devi partire subito con la canzone perché sennò l'orecchio del giovane non c'ha più voglia di star lì a sentire, quindi skippa e va. E l'altra cosa che notavo è che sono sempre più collaborazioni. Cioè alla fine le canzoni sono tante, ma le persone che le fanno sono sempre meno e sono sempre una che fa il pezzo con l'altro. Sai come quei posti sperduti dove ci sono pochissimi abitanti per cui poi finisce che si accoppiano fra cugini? Perché comunque sono pochi, sono sempre loro, sì, così. Quindi anche qua è tutto un featuring con, cioè, nella stessa scaletta, sì, hai 20 canzoni delle stesse persone che le fanno prima con uno, poi con l'altro. Però per fortuna almeno sono belle. Al telefono c'è Ruben, buongiorno! Ciao Ale, ciao. Auguri Mauri. Lo segui su Instagram? Certo, ho comprato anche il libro. Ah vabbè, ma sei proprio un fan. Cioè ti possiamo mettere nella categoria super fan di Maurizio Rossato allora. Maurizio Rossato, Ale Cattelani, Fabio Volo. Tutti, vedi. E che cosa abbiamo in comune? La consulenza di Maurizio. Quindi alla fine il segreto mio e di Fabio è la presenza di questo bell'uomo qua. È lui il perno che ci tiene a galla. Senti Ruben, feste tristi, vai. Feste tristi, estate 2012, tour, sì, della West Coast con 2 miei amici. Quanti anni avevi? Ne ho 37 adesso. Vabbè, giovane, sì. Sì, 20 anni comunque, 20 anni, super, super gasati. Sì. Tour già partito male per via della musica, perché al tempo non c'erano gli MP3, quindi avevano detto ognuno massimo porta 3 CD. Uno di noi si è presentato col librone gonfio di CD. Ah, e quindi comunque... è diventato il dittatore poi di tutto, sì, il viaggio. Esatto. Che musica ascoltava? No, io mi immaginavo tipo di fare la Death Valley con Riders on the Storm. Sì, Doors. Perché comunque in quei viaggi lì l'abbiamo fatto con Avril Lavigne. Cacchio. No, Ruben, dimmi se sei comunque d'accordo. In quei viaggi lì, che sono una cosa che tu aspetti da tanto, sono un po' un cliché, no? Cioè, farsi il coast to coast è un viaggio che è iconico. Secondo me è giusto viverlo con le canzoni banali, cioè con le canzoni iconiche, cioè appunto canzoni, i Doors. Perché ormai adesso ce ne sono troppe. 3 CD a testa, avevi un massimo di una 50ina di canzoni. Sì. No, infatti, vanno fatte con i classiconi. Non bisogna andare a inventarsi niente in quei viaggi lì. Metti proprio i super classici, quelli che vanno messi. Comunque, okay, è brutta festa. Arriviamo a San Diego, sì? Becchiamo un nostro contatto lì. Perché al tempo... avevate i contatti a San Diego? Chi era? No, il pusher? Chi era? Al tempo c'erano i Grindor, non era così libertino. Quindi dovevi beccare qualcuno di locale che andava da Green Doctor. Comunque, cos'è Green Doctor? Il Green Doctor al tempo, quando in California non era ancora così liberalizzata. Ah, legalizzata la droga. Erano un po' come, esatto, sì, un po' cos'erano, dei coffee shop, no? Non erano dei coffee shop, erano dei negozi per locals in cui potevi iniziare a trovare un po' tutte le cose. Comunque, becchiamo questo ragazzo super simpatico, ci porta tanto cena. Sicuro, visto l'andazzo della telefonata, siccome anche Ruben, siccome ci sta chiamando, è la sua telefonata al giorno quella di Ruben, l'hanno arrestato e ci sta chiamando dal carcere. No, tutto civile, tutto legale. Certo, sì. No, vai, dici. Super festa in villa, pazzesca, venite con me, paura, gasatissimi. Arriviamo, ci siamo trovati in un cavolo di garage con 4 hippie che suonavano il tamburello. Sì. Nessuna piscina, nessuna ragazza, nessuna festa, era proprio una festa super triste. Però non era bello lo stesso, cioè la festa in un garage di San Diego così con 2 scoppiati che suonano il tamburello, non è bello uguale?
Sì, dai, dai, stato, cioè... no, allora è un bel ricordo di una brutta esperienza. Bravo, bravo, bello. Bravo, è un bel ricordo di una brutta esperienza, giusto, è vero, è vero, è vero, è vero. Senti, Ruben, dici la tua, noi facciamo quello che vuoi tu. Abbiamo una bella canzone adesso da mettere per andare verso la chiusura, che sono i Maneskin. Però io metterei Elio Le Storie Tese con Tapparella. Non si può? Niente. Allora, Ruben, di che vuoi Maneskin? Maneskin. Perfetto, Yuhu. Allora facciamo come vuoi tu, va bene? Ciao, ciao Ruben, ciao Mauri, un abbraccio. Ciao, 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 ciao. You'll be the saddest part of me, a part of me that will never be mine. It's obvious, tonight is gonna be the loneliest. There's a few lines that I wrote in case of death, that's what I want. Tonight is gonna be the loneliest. Sorry, but I gotta go. If you love me, let me give this song another go. And I just keep on thinking of you, make me feel better, and all the crazy little things that we did together. In the end, it doesn't matter if tonight is gonna be the loneliest. Saddest part of me, a part of me that will never be mine. It's obvious. Tonight is gonna be the Mauri non ci ha fatto mettere gli Elio perché avevamo già messo una canzone italiana. Beh, anche i Maneskin sono italiani, però. Esatto, tecnicamente. Però tu dici cantano. Allora, rush finale, perché a me, guarda, se è una roba che non mi piace è lasciare le cose così un po' a metà. Siamo a 28.007, avevamo letto 30.000 in un'ora. Siamo partiti a cannone, poi ci siamo un po' abbassati. Quindi vai, rush finale, stiamo chiudendo la puntata. Maurizio _ Rossato è il regalo di compleanno che tutti dobbiamo fargli. Seguitelo su Instagram per farlo arrivare a 30.000. Sì. Non so, metti un... una poesia. No, metti anche una base di tipo, sai quelle delle votazioni? Dove stiamo aspettando... Sì,
va, ma non... Oh, mi sa che abbia andato tutto subito, adesso non si sta più muovendo niente qua, ma mi sa che i tuoi fan, il tuo bacino, insomma, dove andare a racimolare. Hai messo le bombe, le fiamme, e le mani che applaudono, bella fra, bella bro, sui profili degli altri? Sì, perché quello, è quello il tuo. Dai, 28.8, 28.8, dai, 28.8, dai, madonna, prima saliva di 100 ogni refresh. E niente, forse hai finito il tuo bacino di raccolta, Mauri. Vabbè, dai. Però mi spiace mandarti a casa così. 28.8 lo vivo. 28.9, dai, almeno 29, almeno 29.000. Quanto abbiamo ancora di tempo, Mauri? 15 secondi, dai, in 15 secondi almeno. 29.000, dai, 29.000. Dai, dai, arriviamo a 30, ragazzi. Sono gli ultimi 10 secondi. 9, 8, 7. Non ci arriveremo mai. 100, 29. 2, 29.1. 0, finito. Sei arrivato a 29.100. Vabbè, dai, adesso con l'onda lunga di questa sigla. Dai. Speriamo di farti il regalo di compleanno che meriti, caro Maurizio. 29.3. Noi ci sentiamo lunedì, puntuali da mezzogiorno all'una su Radio DJ. Ciao, auguri, Mauri.